Bentrovati cari amici di sanmarcoellamis.eu e tifosi della Virtus San Marco da Felice Lariccia. Ricordiamo sempre la prima storica e più blasonata squadra della città di San Marco Ellamis. Con me il presidente Paolo Soccio. Come vedete dietro di noi oggi c'è l'Open Day dedicato appunto ai ragazzi, di cui poi il presidente ci spiegherà in maniera più dettagliata. Però purtroppo abbiamo una notizia dell'ultima ora spiacevole, presidente, che è il rigetto del ricorso, la domanda di ripescaggio in seconda categoria. E adesso ci spieghi tecnicamente meglio, prima di entrare poi, presidente, nell'ottica di questa giornata dello sport qui dietro alle nostre spalle. Allora, che cosa è successo in un minuto tecnicamente? Perché la Virtus San Marco non è stata ripescata in seconda categoria, purtroppo? Intanto un saluto a tutti coloro che seguono sanmarcoellamis.eu, che noi ringraziamo per la solerzia con cui si avvicina alle nostre attività, quelle sportive, che poi sono sempre attività sociali. E oggi, diceva bene Felice, è il nostro Open Day per i bambini più piccoli e, come vedete alle nostre spalle, i ragazzini si stanno divertendo. Dall'altra parte abbiamo i ragazzi più grandi, insomma è bello vedere il campo pieno di bambini e di ragazzi che si divertono, perché poi il pallone è una cosa sana. Per quanto riguarda, ecco, la tua domanda, noi ovviamente siamo nati come, diciamo, nuova società che ha ripreso la Virtus San Marco storica l'anno scorso, e quindi abbiamo disputato il campionato di terza, ci siamo classificati quinti, quindi diciamo abbiamo comunque fatto una domanda di ripescaggio in seconda categoria. Diciamo che non ci spieghiamo un po' le decisioni della federazione di Bari, perché l'anno scorso avevano fatto un organico a 45 con tre gironi da 15 squadre. A giugno avevano detto che l'organico era a 48, poi stranamente l'altro giorno, venerdì, hanno deciso di fare a 42, quindi praticamente escludendo noi che eravamo proprio lì per essere ripescati in seconda. Però devo dire, da una parte il rammarico, dall'altra diciamo molta serenità, anzi per certi versi, proprio perché abbiamo molti ragazzi giovani quest'anno, veramente abbiamo dei 2007 molto interessanti, con qualche 2008 che farà il campionato allievi, ma ogni tanto si affacceranno questi ragazzi alla mia prima squadra. Credo che il campionato di terza può essere un buon banco di prova per questi ragazzi, per crescere, per migliorare, e quindi prepariamo una squadra per il futuro, perché dopo questi ragazzi noi speriamo di poterci tenere per 10-15 anni, perché se c'è la passione, secondo me, noi non andiamo dietro ai soldi e alle cose. Se il ragazzo ha la passione per giocare, gioca a pallone. Noi abbiamo ragazzi veramente di categorie superiori, non voglio fare nomi, ne faccio soltanto uno su tutti, Nicola Potenza, che ha fatto anche la Serie D, l'eccellenza. Nicola si trova bene con noi, sta con noi, non pensa alla categoria, pensa al gruppo, pensa a stare con un gruppo di amici, noi ci divertiamo insieme, perché facciamo tutto questo con lo spirito di passione e divertimento. Hai visto sorridere, presidente, perché mi veniva da pensare che magari l'anno prossimo poteva essere derby con l'altra squadra, visto che magari un bis di retrocessione e un'eventuale, una conseguente promozione della Virtus San Marco c'era. Adesso, al di là degli scherzi, ci sarebbe stata la possibilità di questo derby. Beh, sì, nel calcio può succedere tutto, però insomma noi auguriamo ogni bene alle altre squadre del nostro paese. Devo dire, il rammarico, ecco, io già prefiguravo un bel derby con Biancofiore di San Giovanni. Volevo soprattutto togliermi qualche sassolino dalle scarpe con alcune squadre che l'anno scorso ci hanno sopravanzato di qualche punto, ma che a nostro vedere erano inferiori a noi. Noi abbiamo pagato, diciamo, un po' di inesperienza così, e qualche episodio che poi tu sai che alla lunga in un campionato sono punti che perdi e che sono punti pesanti. E quindi mi sarebbe piaciuto quest'anno confrontarmi con un campionato regionale. Però, ripeto, abbiamo tutta la vita davanti, per cui intanto pensiamo a crescere questi ragazzi
e soprattutto, ripeto, noi stiamo puntando sui bambini più piccoli perché saranno poi, diventerà la cantera della Virtus degli anni futuri. Assolutamente, poi parleremo anche in un'altra intervista, abbiamo già contattato mister Gigi Di Claudio, dove parleremo ampiamente sia del campionato terminato qualche mese fa che dei programmi per il prossimo, però adesso io direi un attimo di concentrarci su quello che ci circonda, Presidente. Forse questo calcio dilettantistico, diciamo così, di provincia è l'ultimo baluardo di un calcio romantico che ormai non c'è più tra i diritti televisivi di Champions, squadre allargate, insomma forse l'ultima essenza del calcio la stanno calpestando questi ragazzi. Oggi ce ne sono davvero tanti, Presidente. Allora, devo dire la verità, io sono un po' di anni da quando mi sono cimentato nel calcio dilettantistico che non seguo quasi più il calcio nazionale e internazionale, e dico sempre: questo è il calcio vero, quello è il calcio di plastica, dove purtroppo girano i soldi, dove sappiamo anche gli scandali che ci sono stati gli anni scorsi. Questo è un calcio vero, genuino, e devo dire qui, secondo me, chi si cimenta con lo spirito giusto, che è quello, ripeto, in primis del divertimento, ma poi anche di quello di mettersi alla prova, di voler crescere, di voler migliorare, soprattutto di voler stare insieme agli altri, fare gruppo, fare squadra, queste sono cose che poi tu lo sai, hai giocato, cioè, restano per tutta la vita. Quindi diciamo, io seguo poco il calcio nazionale e mi sto appassionando sempre di più, anno dopo anno, sempre di più al calcio dilettantistico, perché lo trovo un calcio autentico, soprattutto, ripeto, fino, diciamo così, a certe categorie. Il momento in cui poi sei costretto, per essere competitivo, ad iniziare a pagare i giocatori, suoni lì, perdi quello spirito autentico di divertimento che si respira, diciamo, in terza, in seconda, in prima, e così si respira quest'aria. Senti, io devo fare complimenti alla società, perché vedo molti ragazzi, vedo anche bambini con disabilità che avete oggi ospitato insieme a tanti altri, quindi un aspetto anche sociale importante per quanto riguarda questa giornata, questo Open Day, e per il settore giovanile della Virtus in generale. Sì, noi l'abbiamo sempre detto che uno dei nostri primi obiettivi è quello del sociale, quindi fare un'azione che possa ricadere sul territorio, sulla nostra città, ma anche sulle città vicine alla nostra, penso a San Giovanni, a Rignano. Abbiamo diversi ragazzi già di Rignano quest'anno. Ci teniamo perché questi ragazzi devono avere l'opportunità di potersi misurare e divertirsi insieme agli altri. Sicuramente se ci sono bambini con disabilità che vogliono venire a divertirsi con noi, noi ci siamo, abbiamo anche le persone preparate per poterle accogliere. Diciamo, siamo una famiglia, stiamo crescendo, è chiaro che sono i primi anni, però devo dire che sono contento di quello che stiamo facendo, e credo che ogni anno metteremo un tassello in più e diventeremo sempre più accoglienti, ecco, diciamo. Che devo dire la verità, io non perché voglio vantare la nostra società, però noi l'anno scorso, lo dico, noi abbiamo tenuto una quindicina di ragazzi gratuitamente, abbiamo dato il kit, hanno frequentato la nostra scuola o il campionato, diciamo. Oggi avete regalato magliette e cappellini. Oggi abbiamo dato, e colgo l'occasione per ringraziare anche il nostro sponsor DCH, di Carlo Holding, in particolare la persona di Matteo Di Carlo, per la sua generosità. E questo ci dà la possibilità anche di regalare un sorriso, anche la maglietta, che magari è un piccolo simbolo, però è un segno di vicinanza che noi diamo a questi ragazzi. Chi vuole divertirsi e non ha la possibilità di spendere grosse somme, perché mi rendo conto che per una società le spese sono tante, lo so, quindi non voglio dire che noi siamo più bravi degli altri. Diciamo che noi cerchiamo di sopperire con gli sponsor, e grazie agli sponsor riusciamo a fare questa attività e quindi anche ad offrire gratuità ai ragazzi che hanno bisogno. Allora, prima che la pioggia ci sorprenda, se ci vuoi dare qualche numero del settore giovanile, quanti ragazzi avete e che campionati avete intenzione di fare, Presidente? Sì, allora, noi l'anno scorso avevamo circa 45 ragazzi, adesso sono partite le iscrizioni da qualche giorno,
diciamo che stiamo cercando di rinfortire soprattutto il settore dei primi calci, dei piccoli amici, che è quello che già avevamo già 15 ragazzi l'anno scorso. Quest'anno pensiamo di arrivare a 25, perché ripeto, sono dei più piccoli che lì possiamo dare un certo imprinting, quindi farli crescere come vogliamo noi. Però abbiamo anche i ragazzi più grandi, abbiamo gli esordienti, e quest'anno, l'anno scorso abbiamo fatto il campionato Under 15, quest'anno faremo il campionato Under 17. Devo dire che abbiamo una squadra abbastanza competitiva e abbiamo un mister straordinario che è Giovanni Tortorelli, che veramente sta facendo crescere. L'ho visto in queste settimane, questi ragazzi magari prima non sapevano neanche correre, adesso vedo che hanno acquistato anche la grinta, quella di mettersi in gioco, di mettersi alla prova, di voler dare tutto, perché poi il calcio è questo, il calcio è anche un momento per questi ragazzi di sfogo, diciamoci la verità. Magari anche loro, i ragazzi presi con i compiti, adesso già dalla scuola, allora il calcio diventa un momento di divertimento per certi punti di vista, ma anche di sfogo, di scaricare il nervosismo e dare l'energia. Insomma, sappiamo che i ragazzi sono pieni di energie e devono scaricarle. Senti, hai parlato di sponsor e di contributi economici, che sono assolutamente fondamentali ed importanti per questa società. Vuoi fare un appello a qualche imprenditore, a qualche personaggio influente, diciamo così, economicamente, che si può avvicinare a questa società? Perché, come si dice, sono ben accetti e sono forse le uniche fonti di autofinanziamento per queste società, Presidente. Sì, ma il calcio vive grazie a persone che hanno un occhio particolare per il sociale, a cui piace anche lo sport, e credo che noi abbiamo trovato persone che ci hanno aiutato l'anno scorso, ci stanno aiutando quest'anno e adesso me le voglio nominare tutti. In particolare ci sono degli amici anche dei paesi vicini, penso a Michele Ritrovato di Lavamatic, penso a Michele Malerba di Lab, ma anche i nostri concittadini che ci stanno seguendo e ci stanno supportando a Nisa, in particolare Chiaramonte e William di MV, ma anche Michele Gravina di Edilizia. Adesso non nomino tutti, ma diciamo che poi noi non abbiamo tante pretese, però ecco, io chiedo a chi ci sta ascoltando, tanti amici ci danno anche il piccolo contributo, anche quella serve, anche la 100 euro, la 50 euro, per la società piccola come la nostra è linfa vitale. Quindi io abbiamo le tessere, adesso non ce l'ho qui adesso addosso, altrimenti la mostravo, ma l'abbiamo mostrata sui social, le ho fatte delle belle tessere anche plastificate, veramente belle, e proprio per invogliare, insomma, a sostenerci. Quindi anche il piccolo contributo va bene, perché tutto viene speso per i ragazzi. Noi facciamo volontariato, l'abbiamo fatto l'anno scorso, lo facciamo quest'anno e andremo avanti così. Poi è chiaro che nel momento in cui arriverà la società che promette uno dei nostri mister i milioni, va bene, li lasceremo andare. Li accetteremo volentieri. Senti, prima dell'ultima domanda, sempre legata alla prima squadra, come si fa per chi vuole iscriversi al settore giovanile della Virtus San Marco? Sì, noi siamo adesso, abbiamo fatto il nuovo calendario qui per il campo di San Marco, quindi fino a fine settembre e oltre, forse fino a fine ottobre, saremo da lunedì, martedì e giovedì, quindi dalle 5 e mezza siamo qui al campo. Altrimenti ci possono contattare via social, altrimenti se vedete sui social ci sono anche i numeri dei nostri collaboratori, abbiamo il nostro sito, quindi diciamo non è difficile contattarci. Ripeto, la cosa più semplice è venire direttamente qui al campo, voi ci trovate, faremo qualche altro open day in questi giorni con i bambini più piccoli, perché ovviamente andranno in palestra quando il tempo sarà più freddo. E quindi invito tutte le mamme e i papà che ci stanno magari ascoltando a venire alla Virtus. Poi uno dirà: perché alla Virtus? Beh, io dico sempre: perché alla Virtus è divertimento. Ascolta, Presidente, io ti ringrazio ancora per questo spazio, ti faccio un in bocca al lupo. E, l'anno scorso facevamo un'intervista molto, molto visualizzata e molto apprezzata sul fatto che stavi per fare gol, perché ricordiamo che l'anno scorso
alla tenera età, non lo diciamo, anche se mi sembra che l'abbiamo detto, nell'altra sì. intervista hai esordito in terza categoria e stavi anche per fare gol. Tutti si chiedono se lo farai anche quest'anno, allora, e se finalmente riuscirai a fare gol. A fare un gol. Allora, ti ringrazio per questa domanda, perciò dicevo all'inizio che sono contento di fare la terza, sicuramente in seconda non mi sarei permesso, però visto che facciamo di nuovo la terza, magari qualche partita più facile, più là verso la fine del campionato, se qualche minuto lo posso ancora fare, insomma, io le energie me le sento ancora, e al sabato gioco con gli amici, calcio a 8, e perché no, insomma, mi piacerebbe marcare qualche altra presenza e perché non per gol, dai. E noi te lo auguriamo, allora ringraziamo tutti di nuovo, tutti i nostri amici di sanmarcoellamis.eu, vi diamo appuntamento con la prossima intervista, dove troveremo sicuramente il nostro mister Gigi Di Claudio, troveremo anche qualche altro collaboratore. Qui vedo Giuseppe Siciliano che è a fianco a noi. Giuseppe, un saluto. Ciao, un saluto. Ciao. Forza Virtus. La Polisportiva è sempre nel cuore e quindi vi aspettiamo per la prossima intervista. Facciamo di nuovo i complimenti in bocca al lupo al presidente Paolo Soccio e vi diamo appuntamento alla prossima intervista. Grazie. Arrivederci.